Murano si fa vetro dal 1291 ufficialmente. È l'anno in cui il governo della Serenissima decide di spostare lì tutte le fornaci, ufficialmente per motivi di sicurezza, ma anche per preservare, controllare, salvaguardare il monopolio, perché lavorare il vetro era un grandissimo affare e i veneziani gli affari li sapevano fare. Perché non volevano che i segreti venissero scoperti da altre persone. Esatto, esatto. Qui sarebbe stato più accessibile. A Murano, assieme al vetro, assieme alle perle, si lavora anche una cosa particolarissima, alla quale noi non siamo abituati a pensare, ma che fu determinante nel corso della storia, ed è lo specchio. Lo specchio, così come lo conosciamo oggi, è un'invenzione veneziana. Fu inventato nel 1540 da Vincenzo Redor e da allora ha cambiato letteralmente la percezione che abbiamo di noi stessi, e fu un grandissimo affare per almeno un paio di secoli. Bella questa seta amarezzata e quel celeste che va sul chiaro. Superbo, mi piace. Bravo, Tamiazzo. Grazie. È davvero bello. Grazie, grazie. Adesso una parrucca. No, la parrucca no. Preferisco legarli con un nastro nero di seta. Mm-hmm. Concordo perfettamente, ottima idea. Non saprei, è difficile. Per lei direi nodo. Tra 5 e 600, uno specchio muranese con una cornice d'argento costava 3 volte un dipinto di Raffaello, per dare un'idea del grande affare che era avere un monopolio degli specchi. A proposito di specchi, c'è stata una vera e propria guerra degli specchi. Con la Francia. Con la Francia. Colbert, il ministro del Re Sole, riesce a far uscire un cospicuo numero di muranesi dall'isola e se li porta a Versailles. La Serenissima non rimane a guardare e quindi insinua delle spie, le voci sulla cattiva qualità dei prodotti, ne ammazza un paio tanto per non sbagliare. Qualcuno riesce a farlo tornare, ma oramai è troppo tardi. I francesi hanno imparato a fare gli specchi. A Versailles c'è un'intera galleria di specchi che ne ha di enormi, perché riescono a produrre degli specchi lunghi quasi 3 metri, ed ecco che purtroppo per Venezia allora la guerra degli specchi alla fine andò perduta. La galleria degli specchi? Prenda questo corridoio, attraverso il salone di Diana, poi la terza porta a destra, lì c'è il salone dell'abbondanza. In fondo troverà quello di Ercole, da lì va in quello di Venere e raggiunge il salone dell'occhio di bue. E a quel punto, caro signore, è arrivato, non si può sbagliare.